Attiviamo il circuito che rende pubblica la nostra seduta, se siamo tutti d'accordo. Ho visto che c'è già un testo scritto che sarà lasciato ai commissari, quindi vi darei subito la parola, ringraziandovi di nuovo. Grazie. Grazie Presidente. Senza dover rileggere il testo, che ovviamente è di agevole consultazione, vorrei riassumere gli elementi che dal punto di vista ambientale ARPA intende sottoporre a questo consesso nel merito dell'audizione che ci è stata richiesta. La situazione ambientale a Taranto, come rilevata oggi dall'organo di controllo, cioè da ARPA Puglia, restituisce un quadro che non può escludere un significativo rischio di esposizione ambientale e sanitaria. Questo deriva dal fatto che, anche se la rete di monitoraggio della qualità dell'aria mostra una qualità dell'aria entro i termini di legge, la rete invece di monitoraggio del sistema di monitoraggio e controllo dell'ILVA, attraverso la deposimetria, ha restituito invece degli eventi molto preoccupanti, che sono stati interpretati, dopo approfondimenti che troverete ovviamente negli allegati che abbiamo consegnato, sono stati attribuiti sia a una particolare gestione di alcuni prodotti dell'ILVA, in particolare le polveri di abbattimento fumi, sia al fatto che il territorio tarantino, anche quello urbano, risulta ampiamente e diffusamente contaminato da diossina e PCB negli strati superficiali, e ciò comporta anche la rappresentatività di questo quadro come fonte primaria di ulteriore contaminazione per movimentazione, spolverio o comunque fenomeni diciamo di movimentazione naturale e artificiale. In questo quadro abbiamo voluto riportare anche tutte le criticità che sono emerse durante le fasi di controllo e ispezione insieme a ISPRA in relazione all'autorizzazione integrata ambientale dell'ILVA. E quello che emerge è un quadro di non completa attuazione delle prescrizioni AIA, con una serie di criticità che anch'esse rappresentano fonte di possibile emissione di rischio, che sono appunto elencate nel rapporto. Ora, il livello di correlazione tra questi elementi e il decreto in discussione, diciamo che ha come punto primario di contatto la possibilità, uno, che il piano ambientale venga rivisto al ribasso da parte del proponente. Già questi elementi lasciano intendere che l'attuale piano ambientale sia insufficiente, come anche le prescrizioni dell'attuale autorizzazione ambientale siano già insufficienti. Si pensa che la valutazione del danno sanitario fatto ai sensi della legge regionale restituiva un quadro di rischio inaccettabile anche all'esito dell'applicazione e del completamento di tutte le prescrizioni AIA, qualora i livelli produttivi dell'ILVA avessero superato i 6 milioni di tonnellate annue. Bene, in questo quadro quindi il rischio di una riduzione dell'efficacia del piano ambientale e di un suo ritardo applicativo come delle prescrizioni AIA rappresentano di fatto, anche se l'espressione può apparire forte, un'autorizzazione alla continuazione all'esposizione del rischio della popolazione tarantina, ed è oggettivamente riscontrabile. L'altro elemento che volevamo sottoporre a questo consesso riguarda la capacità dell'Agenzia di svolgere fino in fondo e pienamente il suo ruolo di controllo. Questa garanzia oggi non c'è, e possiamo dirlo con elementi fattuali alla mano. La pianta organica del Dipartimento di Taranto dell'Agenzia, stimata sulla base, diciamo, della situazione ambientale analizzata oggettivamente già nel 2008, indicava in 110 dipendenti del Dipartimento di Taranto il minimo sufficiente a svolgere un'attività efficace di controllo e monitoraggio. Noi oggi siamo a 52, più il numero massimo di tempi determinati che la norma ci consente, e i vincoli normativi sull'assunzione del personale ci impediscono di dotarci degli strumenti e delle risorse appena sufficienti.
Questo è il motivo per cui in questa decretazione noi proponiamo che venga inserita una specifica deroga ai limiti assunzionali dell'Agenzia per Taranto, quindi non per tutta l'Agenzia che già vive le sue criticità, ma non è di quello che voglio lagnarmi in questa sede, ma perché l'ARPA di Taranto sia in grado di svolgere un corretto ruolo di monitoraggio e quindi verificare anche se gli effetti del decreto siano alla fine positivi o negativi sulla salute umana e sull'ambiente, bene, ARPA deve essere messa in condizione da completare almeno la pianta organica, quindi arrivare a 110 dipendenti. Abbiamo presentato un elenco anche delle figure che servono e che cosa dovranno fare, proprio per massima trasparenza, perché non intendiamo in nessuna maniera ingrossarci, diciamo, senza che ciò non sia ben finalizzato e utile. Io terminerei qui. L'ultimo elemento: è in corso il trasferimento del Dipartimento di Bari presso l'ex ospedale Testa, che però è stato ristrutturato solo in parte. Il Dipartimento di Taranto è frazionato in due sedi e quindi anche l'efficacia e l'efficienza del lavoro è ridotta. Per completare la ristrutturazione e l'attrezzamento dell'ospedale Testa servono 3 milioni e mezzo. Questa sarebbe una cifra una tantum, ovviamente, mentre le risorse per l'assunzione del personale necessario dovrebbero essere ovviamente finanziamenti permanenti. Grazie. Sì, ringrazio il dottor Bronda. Voglio solo aggiungere che l'ARPA ci ha consegnato anche 6 fascicoli di approfondimento, deposimetri, eccetera, che non appena pronti gireremo a tutti i commissari. Quindi quello che lui ha detto è la parte sintetica. Poi ci saranno i fascicoli con tutta la documentazione relativa che sarà girata a tutti i commissari. Chi chiede la parola? Se non c'è nessuno, chiedo io. Prego, per il nostro relatore Bratti. Intanto grazie, sì. E poi esamineremo in dettaglio anche i dossier, perché sono dossier, credo che dal punto di vista ambientale, molto importanti. E anche credo c'è anche tutta la questione, visto dei deposimetri dell'ultima vicenda, insomma, che credo sia interessante capire il suo andamento. Ma io condividendo pienamente soprattutto la necessità di potenziare l'organico dal punto di vista dei controlli, poi cercheremo di capire, qui avete anche indicato le professionalità necessarie, sicuramente la situazione non può essere quella di oggi. Ho avuto modo e l'opportunità anche con l'altra commissione di verificare la situazione, non è che 3 ispettori credo oggi siano più o meno disponibili per controllare tutto il popò. Adesso parlo di coloro preposti al controllo del territorio, non tanto i laboratoristi, però credo che non sfugga anche a chi non è competente che 3 persone per controllare non solo l'Ilva ma praticamente tutto Taranto e con tutte le problematiche siano un po' insufficienti. Quindi è necessario che noi in un qualche modo troviamo la strada, io credo, per andare incontro a queste esigenze. Come relatore sono molto favorevole a ciò. Volevo però fare una domanda, 2 domande. Uno, quindi mi sembra di capire che anche nell'applicazione dell'attuale piano ambientale voi riteniate, per analisi fatte, non ci sono situazioni, come posso dire, di cambiamento della quantità produttiva, perché questo è un elemento anche che ambientale, che si riverbera da un punto di vista ambientale. Quindi anche l'attuale piano, probabilmente l'avevate già detto anche in occasioni pubbliche, non sia comunque necessario per raggiungere quegli standard ambientali sufficienti per garantire, insomma, un rischio accettabile, diciamo così, perché il rischio zero non esiste. Quindi questa era la prima domanda. La seconda che mi interessava capire è, nel piano di azione ambientale, oltre agli aspetti collegati all'AIA, cioè quindi l'autorizzazione d'AIA che è completamente inglobata, Se sapete quali sono gli altri aspetti autorizzativi in essere principali che non sono in AIA ma che comunque rientrano nel piano di azione ambientale, o c'è a vostra conoscenza, perché questo è un tema che ho sempre cercato di capire e devo dire non ho capito,
se il piano di azione ambientale coincide solo con l'AIA o se invece non ci siano altre questioni che riguardano altri aspetti, che può essere per esempio il ciclo dei rifiuti, che magari non sono all'interno del piano, non sono all'interno delle prescrizioni AIA, ma sono comunque autorizzazioni in essere che devono essere aspettate o dagli amministratori oggi o da chi subentrerà poi successivamente. Onorevole Duranti. Grazie Presidente. Intanto ringrazio l'ARPA, per il direttore dell'ARPA, soprattutto per la documentazione che ha lasciato alle commissioni. In occasione della conversione del precedente decreto su Ilva, il suo predecessore ci ricordò che le ultime attività ispettive per la verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle misure del piano ambientale erano state fatte appunto da ISPRA e ARPA nel luglio 2015. Ora volevo capire se successivamente a quella data sono state fatte altre verifiche, anche se appunto con il decreto precedente mi pare di ricordare che non fosse più necessaria l'attestazione di ISPRA, l'attestazione preliminare di ISPRA e ARPA rispetto alla famosa attuazione dell'80% delle prescrizioni. Quindi vorrei capire in che maniera il decreto precedente, perché poi ovviamente ci sono ricadute anche in questa fase, in che maniera ha vincolato oppure ha modificato la vostra attività. Poi semplicemente rispetto, io essendo di Taranto conosco benissimo la situazione dell'ospedale Testa e penso insomma che bisognerà intervenire al più presto con dei finanziamenti ad hoc per il completamento dell'ospedale, della struttura posta lì presso l'ex ospedale Testa, diciamo così. E stessa cosa vale per il personale ARPA. Per la verità già in occasione della conversione di altri decreti è stata posta dal Parlamento questa questione, però diciamo così non c'è stato ascolto, quindi io auspico a nome del gruppo di Sinistra Italiana che questa volta insomma ci sia un impegno dell'intero Parlamento, dell'intera maggioranza in questo senso. Grazie. Rico. Grazie Presidente e benvenuti agli ospiti. Io do per scontato che la parte che la delegazione dell'ARPA e il suo direttore ci solleva in ordine agli organici sia una questione che faccio propria, quindi come dire obiettivamente riconosciuta e obiettivamente da affrontare per le ragioni in generale che sono poste. Quindi detto ciò, ci sono degli elementi che sono fondamentali nel sistema della comunicazione sia territoriale che nazionale per la natura dell'evento che chiamiamo Ilva nel suo complesso Taranto, che sostanzialmente sono l'AIA, le bonifiche, che sono un'altra cosa. Io chiedo scusa se sono nella semplicità, come dire, posto a semplificarlo in tal modo. E poi ci sarebbe anche un piano ambientale sulla sicurezza che dovrebbe riguardare lo stabilimento e l'intera area industriale. Ovviamente trattasi di tre cose diverse, come trattasi di un ambiente complesso oltre alle specificità, per cui spesso le domande più semplici sono le seguenti. Tra il 2014 e il 2015, rispetto a nonostante le difficoltà dell'agenzia, che noi auspichiamo, come abbiamo approvato recentemente in Parlamento, diventi un'agenzia indipendente, tra il 2014 e il 2015 e tra il 2014-2015 e il primo semestre 2016, nel suo complesso l'aria è peggiorata, è migliorata e quali correttivi occorrerebbero? Quando parlo di correttivi,
per essere chiaro io nella domanda che pongo, do per scontato che l'AIA va resa esigibile come autorizzazione del 2012, che le bonifiche sono esigibili e che tutto ciò che invece è annunciato e non esigibile dai soggetti di spesa e di intervento forse andrebbe un po' compreso non solo in relazione al decreto oggetto dell'audizione, ma proprio sulle ragioni del futuro di quell'area, di quel territorio e di quell'esperimento che si sta compiendo. Grazie. Onorevole Crippa, poi diamo la parola. Grazie Presidente, ringrazio l'ARPA per essere venuto in audizione, visto che di questi tempi c'è qualcuno che si nega di venire anche in audizione a riferire le tematiche legate all'attività svolta dai commissari. Io vi volevo chiedere in relazione a alcune affermazioni importanti che avete posto nel documento di sintesi che vedo qui, il fatto è che dalle reti di monitoraggio IDVA insomma emergano continuamente ancora dei dati molto preoccupanti, cioè, e che quindi in qualche modo le misure messe in atto in questa gestione commissariale non è che abbiano dato i risultati attesi, e anche la domanda che forse dobbiamo farci tutti è se le operazioni che teoricamente dovevano essere prioritarie di bonifiche oppure di attuazione del piano AIA siano state in qualche modo oggetto di intervento, e per questo vi chiedo se questo a titolo esemplificativo riportato a pagina 2 delle criticità a che periodo risalga come diciamo punto finale dell'analisi, giusto per essere precisi e per poi parlare nel merito con dati concreti. Un altro aspetto che vi volevo porre era, al di là della complessità nella gestione del personale, che qui abbiamo questa difficoltà tra regione e compiti attribuiti da una crisi così evidente dal punto di vista ambientale, vi volevo chiedere se la figura che qui vi si delinea all'interno di questo decreto, di questi tre esperti, in qualche modo non bypassi un po' il personale ARPA e anche ISPRA, che poi ascolteremo, legate a figure tecniche pubbliche che sono stati anche per diversi anni a contatto con questa realtà e quindi ne hanno anche un certo tipo di conoscenza nel merito. Queste figure esperti che vengono richieste sembrano bypassare una valutazione diciamo di congruità tecnica delle soluzioni impiantistiche che teoricamente di solito era riservata comunque a personale ARPA o ISPRA. Se questo secondo voi non possa creare un qualche problema. L'ultimo era riferito a un quesito sulla qualità delle acque, nel senso che il 25 di maggio è stata emessa un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua superficiale da parte del sindaco nel quartiere Tamburi per presenza di PCB. Aspetti che prendo, ecco, dispone l'utilizzo delle acque di falda a qualsiasi scopo e munte dai suoi indicati pozzi, i pozzi sono quelli che vi dicevo del quartiere Tamburi, per la presenza di PCB e piombo. Se avete avuto modo, visto che era comunque riservata anche a voi, visto che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti e ci siete anche voi, se avete avuto modo di comprendere da dove arriva queste fonti di inquinamento PCB e piombo che ha indotto l'amministrazione comunale al 25 di maggio di quest'anno di fare questo divieto di utilizzo. Grazie. Sì, grazie. C'è un quesito che è stato posto da due onorevoli in relazione ai livelli di controllo che attualmente svolgiamo. L'emanazione dei precedenti decreti in qualche maniera hanno intercettato la valenza delle risultanze dei nostri controlli, ma non ne hanno ridotto il numero
è l'obbligo da parte nostra. Quindi noi svolgiamo sistematicamente il controllo trimestrale insieme a ISPRA, ma facciamo anche dei controlli straordinari di nostra iniziativa ogni qualvolta ci venga segnalato un incidente, un fenomeno emissivo o qualsiasi elemento che meriti approfondimento. Di questo noi relazioniamo sempre per la parte insieme a ISPRA, e vengono emesse le diffide comunque in ogni caso. Quindi al di là della deroga ai termini di attuazione dell'AIA con le conseguenze che noi abbiamo certificato e già alla scadenza dell'anno scorso a noi risultava non essere soddisfatta per l'80% come il decreto prevedeva, però la valutazione finale non era diciamo di nostra competenza. Noi comunque abbiamo svolto e svolgiamo tutte le indagini, tutte le ispezioni previste. Le criticità qui indicate, onorevole, sono le più recenti, cioè sono confermate dall'ultima ispezione svolta credo un mese e mezzo fa. E noi stiamo già preparando l'ispezione dell'attuale trimestre. E queste sono le criticità evidenti che determinano le situazioni di rischio di fatto. Ripeto, è importante sottolineare che esistono delle operazioni gestionali e strutturali che non sono state eseguite e che difficilmente potranno essere attuate. Una per tutte, la copertura dei parchi minerali, che è dirimente per l'abbattimento di una specifica categoria di inquinanti, cioè le polveri relative appunto ai parchi minerali, è già diciamo criticamente presente nell'attuale AIA. Sul rapporto poi tra l'AIA e il piano ambientale lascio la parola alla dottoressa Spartera, che risponderà anche sulle questioni delle acque. Sulla rete Ilva, sì, la questione delle bonifiche, va chiarito che le bonifiche riguardano sia l'area interna all'Ilva e quindi dovrebbero rientrare nel piano ambientale pienamente a responsabilità dell'Ilva, che l'area esterna, perché l'esposizione della popolazione non è tutta derivante dall'attuale fonte primaria sito Ilva, ma è anche di rimbalzo delle contaminazioni storiche che hanno interessato l'intero territorio. Il riferimento al PCB, per esempio, PCB è un inquinante ubiquitario ormai in tutta l'area di pari rilevanza rispetto anche alla diossina e sotto alcuni aspetti forse in concentrazione anche maggiore. Quindi è facilissimo in tutte le matrici ambientali del suolo e del sottosuolo rintracciarlo, un po' a macchia di leopardo in funzione dei meccanismi diciamo naturali e geologici di permeazione, circolazione e quant'altro. Però nello specifico di quell'ordinanza poi risponderà la dottoressa. Se l'AIA è migliorata o peggiorata, diciamo che auspicando che il percorso di adeguamento all'AIA procedesse in maniera spedita, e rispetto agli obiettivi posso dire che è peggiorata, nel senso che è aumentato, man mano che passa il tempo aumenta il gap tra quello che si sarebbe dovuto fare e quello che è stato fatto. Quindi diciamo che ferma, ma rispetto all'aspettativa è peggiorata. Marida. Allora, perfetto. Rispetto a questo discorso della corrispondenza fra il piano ambientale e AIA, dobbiamo tenere presente che la revisione dell'AIA, parliamo dell'AIA numero 2, ha riguardato essenzialmente soltanto la parte relativa all'aria. Per l'urgenza di prendere le applicazioni, quindi di prendere subito delle misure che diminuissero l'esposizione dei cittadini, nell'urgenza nell'immediatezza dei fatti, la seconda AIA si limitò a quello che riguardava le precauzioni da prendere e gli adempimenti da prendere per la matrice aria. Rimase quindi tutto in piedi, tutta la discussione che riguardava la matrice acqua, gestione rifiuti e discariche. I lavori sono andati avanti oltre, ma questa parte non è mai stata conclusa perché sono intervenuti vari decreti.
vari decreti che quindi hanno portato al piano ambientale. Piano ambientale che parla anche di questi problemi, però ne parla in maniera molto generica. Si dice che si deve prevedere qualcosa per quanto riguarda la gestione delle acque, voglio evidenziare che non c'è una separazione fra le acque di scarico e le acque di trattamento, le acque di raffreddamento, quindi scarichi civili e scarichi industriali si mischiano con le acque di scarico, e dove il punto di controllo è praticamente al punto di terminale di confluenza sul corpo idrico superficiale, e quindi praticamente rende difficile poi la verifica del rispetto degli scarichi, perché abbiamo una diluizione di circa 1 a 1 milione con le acque di raffreddamento che sono acque di mare, quindi anche proprio dal punto di vista analitico rende difficile questo controllo. E la richiesta di ARPA avanzata più e più volte di rendere applicativi i limiti a piè d'impianto, i controlli a piè d'impianto, non ha mai trovato corrispondenza, per cui si fanno i controlli a piè d'impianto ma sono soltanto conoscitivi, mentre i limiti applicati di controllo sono allo scarico, al corpo recettore. Fra le altre cose c'è anche tutta una discussione con una sentenza intervenuta, in quanto il canale è un canale ASI che ha un punto di confluenza, vabbè, delle acque delle piccole e medie imprese, ma non entra in questo campo. Quindi dicevo che tutta questa parte del piano ambientale per quanto riguarda gli scarichi, le discariche, la gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, che ha trovato posizioni diverse fra quelle presentate dall'azienda e quello che riteneva sia ARPA che anche ISPRA, su questo non era molto d'accordo, non ha trovato un approfondimento nel piano ambientale. E poi vorrei sottolineare come, per quanto riguarda le discariche, ci sono due situazioni: quelle delle discariche da autorizzare che erano rimaste pendenti, c'erano delle autorizzazioni per le nuove discariche pendenti che erano rimaste alla provincia e che quindi si vengono essenzialmente autorizzate di fatto con il decreti, e poi quelle invece delle due discariche chiuse, ex Cava Cementir e Cava Due Mari, che dovrebbero andare in bonifica perché non sono state mai adeguate alla legge 36, non è mai stato fatto un piano di chiusura. La provincia a un certo punto ha risposto quando loro, a distanza di 10 anni dalla legge 36, hanno presentato un piano di chiusura che ormai andavano. Per quanto riguarda invece il discorso delle acque, voglio far presente che, a parte l'ordinanza del sindaco di Taranto, esiste anche un'ordinanza del sindaco di Statte. Quindi voglio dire, la faccenda che la falda di Taranto sia inquinata, che ci siano diversi parametri che siano preoccupanti, questa è una cosa risaputa. Il Ministero aveva dato un incarico a Sogesit per fare uno studio della falda, il sindaco ci ha coinvolto prima di fare l'ordinanza, perché, come si era posto il problema anche il sindaco di Statte, fatta l'ordinanza nell'emergenza per avvisare i proprietari dei pozzi che quest'acqua non si può utilizzare, diciamo, in maniera indiscriminata così, ma ognuno di loro deve provvedere a fare dei controlli, a chiedere un'autorizzazione per un utilizzo specifico, che possa essere l'irrigazione, che possa essere l'abbevamento per eventuali allevamenti. E quindi voglio dire, c'è questi problemi. Per quanto riguarda l'individuazione delle sorgenti, alcune sorgenti sono state individuate, mi riferisco per esempio al PCB. Nella relazione per quanto riguarda lo studio del Mar Piccolo effettuato da ARPA insieme ad altri enti di ricerca, Università CNR ed altri, venivano già individuate alcune sorgenti. Faccio l'esempio di una vecchia discarica ormai chiusa in zona PIP di Statte, dove è stata ritrovata nell'ex cava utilizzata come discarica una polla di PCB di surnatante, quindi anche quella è sicuramente una provenienza. E poi c'è tutto il discorso dell'inquinamento della falda sottostante Ilva, dove lì anche a livello del Ministero si è aperto una discussione, in quanto gli studi presentati da Sogesit e valutati anche da ISPRA presentano un certo andamento della falda e l'azienda ne sostiene un altro, cioè secondo l'azienda la falda entra nella zona di Ilva e quindi gli inquinamenti vengono da altre provenienze. Altri sostengono appunto che non può essere così, in quanto alle spalle di Ilva c'è una barriera d'argento e quindi l'inquinamento fuoriesce. Non volevo sottrarmi alla domanda sui tre esperti, anche se leggermente imbarazzante dare una risposta. Esprimo più che altro un'opinione, quindi dipende a cosa devono fare questi tre esperti. Se i tre esperti
in qualche maniera sostituiscono i percorsi ordinari degli organi di controllo e monitoraggio e le valutazioni a questi organi attribuite, beh sì, ci potrebbe essere in qualche modo un conflitto, tenendo conto che la norma comunque non esclude che noi continuiamo a fare il nostro lavoro, per cui potrebbero emergere addirittura posizioni divergenti. Se invece i tre esperti sono esperti specificamente di tipo industriale sul processo produttivo, tali che l'obiettivo ambientale sia tradotto in interventi strutturali coerenti e finalizzati, ebbene questo potrebbe aiutare, perché questa competenza specifica francamente l'ARPA non ce l'ha e non deve averla sostanzialmente, quindi non è chiesto che ce l'abbia. Quindi attribuendo ai tre, ma potrebbero essere quattro, cinque, quello che è, esperti, un compito ben preciso di non interferenza col giudizio ambientale e sulla valutazione dell'effetto ambientale dell'intervento, allora ben vengano, insomma, quindi inseriti in questa rete. E la rete di monitoraggio, altra nota dolente. Noi abbiamo avuto il compito dal Ministero e anche dalla Regione di rivedere il protocollo per i deposimetri, appunto per la parte deposimetrica della rete di monitoraggio. Orbene, abbiamo fatto il massimo e il protocollo è venuto a nostro avviso abbastanza efficace, ma, e torno al problema precedente, abbiamo dovuto modularlo sulla nostra capacità di gestione, con le attuali risorse. Ovviamente non sulla necessità che la rete di monitoraggio nel suo complesso restituisca un continuo monitoraggio su tutti i possibili eventi e sulla situazione ambientale. Si tratta di spostare il paradigma da quel che viene fuori con quello che si ha a quello che invece è necessario che sia verificato. Grazie al direttore. Vedremo bene poi anche tutti i connessi con il fascicolo. Grazie e buon lavoro. Possiamo far entrare la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Prendiamo la nostra ciclo di audizioni, sono presenti i vertici della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, che naturalmente ringraziamo, l'Avvocato Verrol Presidente, il Dottor Ripa Di Meana Direttore Generale e la Dottoressa, l'Avvocata Lapera, che è la responsabile dell'area legale. Io darei subito la parola quindi al Presidente. Prego. Sì.
Signori presidenti, onorevoli deputati della Può Repubblica. Può anche stare seduto, che... sì. Prego, perché anche perché così sentiamo anche meglio. Va bene. No, per carità, per carità. Desideri. Penso che sia doveroso. Desideriamo ringraziare, anche a nome del Comitato di Gestione della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, le commissioni ottava e decima, oggi riunite, per l'invito in audizione informale nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C3886, recante decreto legge 98-2016, disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva. È volontà dell'ente che ci onoriamo qui di rappresentare fornire alle commissioni riunite elementi circa il ruolo dell'AXEA nei settori energetici ed in quello ambientale, la natura dei proventi da essa gestiti ed i riflessi finanziari derivanti dall'adozione del sopra richiamato decreto legge. Come noto, il decreto legislativo numero 98 del 48 ha previsto la istituzione di casse conguaglio per la gestione dei sovrapprezzi, delle quote di prezzo e delle contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi. Le disposizioni del sopracitato decreto legislativo sottopongono le casse conguaglio alla vigilanza delle amministrazioni competenti nei settori interessati e del Ministero che oggi è denominato Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ne attribuiscono la gestione autonoma ad un comitato di gestione, i cui membri sono nominati dall'autorità amministrativa che ha imposto il sovrapprezzo, la quota di prezzo, la contribuzione d'intesa con il MEF. Alla cassa conguaglio per le tariffe elettriche, istituita con un provvedimento del 53, succedeva il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, questo avveniva nel 61, e quindi la cassa conguaglio per il settore elettrico nel 74. Si tratta di un ente che a ben vedere esiste da circa 60 anni, cui è stato attribuito tra gli altri il compito di amministrare il conto per l'onere termico volto al rimborso dei maggiori oneri di produzione di energia gravanti sulle imprese termoelettriche per il rincaro degli oli combustibili. Si tratta della naturale conseguenza della crisi energetica del 73. Più recentemente, l'articolo 1,670 della legge 208 del 2015, la legge di stabilità per l'anno in corso, ha disposto la trasformazione della cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, con l'attuale denominazione di cassa per i servizi energetici e ambientali. La trasformazione e la nuova denominazione, come si evidenzierà più avanti, trovano ragione nelle accresciute competenze dell'ente e nell'estensione del suo ambito di operatività all'intero settore energetico e ad una quota significativa di quello ambientale. Dal 2007 la cassa è inserita, in virtù del sistema europeo dei conti SEC 95, tra gli enti di regolazione dell'attività economica e nel conto economico consolidato dello Stato di cui all'elenco dell'Istituto Nazionale di Statistica. L'AXEA opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza del MEF e dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. A quest'ultima, come noto, ai sensi dell'articolo 3 della sua legge istitutiva, sono state trasferite le funzioni in materia di energia elettrica e gas. Tra queste, quindi, il potere di vigilanza sulla cassa e di determinazione delle tariffe nel settore energetico. L'AXEA opera nei settori dell'energia elettrica e del gas, cui si è aggiunto di recente il settore idrico.
la funzione principale è la riscossione dagli operatori, principalmente dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nei settori interessati, di componenti tariffarie, di ulteriori corrispettivi e di sovrapprezzi. I proventi della riscossione garantiscono, in costanza di apposita gestione finanziaria, che tra l'altro copre gli oneri di funzionamento dell'ente, il pagamento di contributi e incentivi a favore delle imprese che operano nel settore di riferimento. Le regole per le riscossioni ed i pagamenti sono dettate da norme di rango legislativo e dagli atti della regolazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, nell'esercizio del potere tariffario e nella generale funzione di regolazione dei mercati ad essa attribuite dalla legge istitutiva. Gli impieghi e le finalità dei proventi sono di natura pubblicistica e assicurano il sussidio, tra gli altri, alle fonti rinnovabili assimilate, all'efficienza energetica, alla qualità del servizio, alla interrompibilità, alle perequazioni generali e speciali, alla ricerca di sistema, al decommissioning nucleare, ai progetti a favore dei consumatori e ai bonus gas ed elettrico. L'AXEA, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è dotata altresì di poteri istruttori e supporto dell'Autorità per l'Energia e del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché di poteri di ispezione e di accesso nei confronti degli operatori a cui favore sono disposti i pagamenti. L'AXEA, allo Stato, amministra 54 conti di gestione, dei quali 25 nel settore elettrico, 27 nel settore del gas naturale e 2 nel settore idrico. I soggetti giuridici dei tre settori, a favore dei quali l'AXEA esercita attività amministrative, informatiche, finanziarie di accertamento, esazione ed erogazione, sono in numero superiore ai 3.000. L'AXEA non è soggetta a trasferimenti di Stato né opera in regime di tesoreria unica. Con il decreto legge numero 98 del 2016 si dispone che l'AXEA versi 400 milioni allo Stato su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto, remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. Ed ancora, che i predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo prevista nell'articolo 1,6 bis del decreto legge 191 del 2015. Da ultimo, con riferimento alla restituzione delle somme così corrisposte dall'AXEA, la norma dispone i crediti maturati dallo Stato e quindi dall'AXEA sono soddisfatti nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società in prededuzione. Si fa presente che l'AXEA ha già fatto fronte in passato ad alcuni consistenti prelievi straordinari. In particolare nel 2012 e 13 è stato disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro a valere sulle disponibilità dei conti correnti bancari riferiti alle diverse componenti tariffarie. Dal momento che la totalità delle giacenze dell'AXEA è composta dalle somme riscosse dagli operatori nei settori energetici, interamente destinate alle erogazioni dei contributi previsti dagli atti della regolazione, un prelievo straordinario può comportare, qualora sia temporaneo ed importo compatibile con le previsioni di erogazione da effettuarsi nell'anno di riferimento, una diminuzione delle giacenze dell'AXEA disponibili per le erogazioni ad essa spettanti, diminuzione che è destinata a cessare con la restituzione delle somme prelevate.
Qualora invece il prelievo straordinario fosse permanente, può comportare la necessità di un corrispondente successivo aumento delle aliquote delle componenti tariffarie riscosse dagli operatori dei settori interessati e da destinare all'erogazione che l'AXEA è chiamata ad effettuare. Con l'auspicio di aver fornito elementi utili alle decisioni che le onorevoli commissioni dovranno assumere, si ringrazia per l'attenzione. La ringrazio anche per il quadro formativo di ruoli, compiti e di quello che succede. Naturalmente nel decreto è prevista la prima delle due ipotesi, giusto? Sì. Chi chiede di intervenire? Io, Presidente, delle domande. Prego. Grazie. Grazie Presidente, benvenuti agli ospiti. La mia domanda, forse una o comunque una nel suo insieme. Per rimanere fermi al decreto 98, per come recita al comma 2, articolo 2, comma 2, l'AXEA versa 400 milioni su un conto corrente di tesoreria fruttifero, come lei giustamente ci ha ripetuto. La mia domanda è abbastanza semplice. Quel versamento è riscontrato dall'AXEA sulla mission della funzione della disponibilità e delle risorse? Non so se ho reso chiaro la domanda. C'è un vincolo al progetto che si finanzia attraverso l'AXEA nel quadro dell'articolo 2,2? Non so se ho reso chiaro l'idea, penso di no, perché vede lo smarrimento degli occhi che intercorre. Vediamo se faccio meglio la domanda. Tutte le questioni che riguardano l'efficientamento energetico del gruppo Ilva Taranto significa sostanzialmente che l'intervento dell'AXEA va in quella direzione o può andare in altri campi rispetto al cosiddetto piano ambientale o comunque escludo piano industriale? Spero di aver reso meglio la domanda, che per quanto mi riguarda è conoscitiva in questa sede. Grazie. Aspetti, facciamo e poi soltanto onorevole Crippa. Grazie Presidente, ringrazio la Cassa perché credo che il tema che hanno riassunto rappresenti un punto decisionale importante con cui il Parlamento si deve confrontare in maniera schietta. Fa anche piacere che vengano citati anche i precedenti, se non erro ce n'era anche un altro riferito all'ipotesi sul nucleare, precedente a quello dell'IMU Berlusconi, e quindi ricordiamo anche un po' quanto anche i vari partiti di allora contrastarono con l'operazione di Berlusconi di mettere mani sulla cassa conguaglio per togliere l'IMU. Oggi viene sancito all'interno di questo decreto qualcosa di, a mio avviso, molto preoccupante. Non mi sembra che sia previsto da nessuna parte che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali possa fare un servizio di prestare finanziamenti e soldi a aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria. Non c'è scritto da nessuna parte, né all'interno dello statuto e nei 54 conti non ce n'è uno dedicato a questa operazione. E quindi vorrei comprendere anche come, visto che tra l'altro sono soldi dei cittadini e dei consumatori, che sono ben delineati per compiti che sono stati richiamati come sussidio alle fonti rinnovabili assimilate, l'efficienza energetica, l'interrompibilità, decommissioning nucleare, progetti a favore dei consumatori, bonus gas, bonus elettrico. Abbastanza chiaro, non c'è il salvataggio di aziende decotte.
Essendo però, come lo chiamate, un prestito, teoricamente, tra l'altro, io ricordo a tutti che questo prestito interviene su una copertura finanziaria già stabilita, perché quel finanziamento non è un nuovo finanziamento che viene stabilito, ma sono quelle che nel vecchio decreto avevate previsto come una copertura che nell'arco di un anno venisse restituita. Avete compreso che è una situazione irrealizzabile, che nell'arco dell'anno venga restituita, allora avete cercato una copertura per uscire un attimino da quelli che sono gli obblighi del patto di stabilità. E andiamo a prendere in mani dalla Cassa Conguaglio questo prestito. Il dubbio che mi rimane è, uno, la Cassa Conguaglio, scusatemi se vi chiamo Cassa Conguaglio, ma per semplicità, la Cassa Conguaglio in qualche modo rappresenta, in questo caso, la gestione finanziaria di soldi dei cittadini, che hanno dato un compito, il legislatore gli ha dato un compito di affidare e suddividere nei vari conti correnti ai distributori, agli enti di trasmissione di energia elettrica, i loro corrispettivi che vengono tariffati in bolletta a seconda di quanto l'autorità stabilisca. Non essendoci questa, il primo dubbio che mi rimane è, non essendoci ben chiaro il fatto che sia previsto che voi possiate prestare questi soldi, non sarebbe necessaria una modifica normativa diversa nel vostro statuto piuttosto che un comma di copertura all'interno di un decreto ILVA? Cioè ci dovrebbe essere un qualcosa che modifichi radicalmente lo statuto della Cassa Conguagli e dica che da oggi in avanti potrà occuparsi di finanziare tutta una serie di imprese, perché questo rappresenta un precedente a mio avviso abbastanza pericoloso visto i tavoli di crisi che sono aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Due, da che conto, immaginando che il primo punto sia risolvibile oppure non lo si voglia risolvere, quindi facciamo finta di niente, si va avanti. Il punto 2 è, da che conto li prendereste? Ne avete 54 di cui dedicati, ma da dove li prendete i 400 milioni? Facciamo una ripartizione un po' percentuale sul giro d'affari di ogni conto? Non vorremmo che poi vada a ricadere casualmente sulla solita componente tariffaria 3, tanto acclarata come quella che fa aumentare le tariffe energetiche in Italia. Questo oggi anche il Partito Democratico ce lo testimonia spesso più volte in aula. Terza domanda. Voi fate, se non sbaglio, correggetemi, delle gare periodiche annuali per gli istituti di credito, per la gestione annuali o pluriennali, per la gestione finanziaria degli interessi. E quindi in qualche modo fate delle gare per scegliere qual è l'istituto di credito che vi dà più interessi sulla gestione della somma giacente. Se la somma va da un'altra parte, quei 400 milioni, gli interessi quanto ammontano, quanto ammonterebbero e quindi quant'è di danno in termini di mancato introito di interessi, soltanto di quello per la gestione finanziaria, visto che minimo minimo li restituite al 2018. L'ultima domanda è la garanzia finanziaria. Qual è la garanzia, secondo voi, finanziaria, se è accettabile essere inseriti nell'elenco, perché poi qua c'è questa discrepanza, che siete inseriti dopo tutti gli altri pagatori, dopo tutti gli altri creditori, quindi privilegiati, quindi in fondo alla lista dei privilegiati ci siete, ecco. Immaginando sia un po' lunga la lista dei privilegiati, visto che nei decreti passati abbiamo attribuito dei ruoli di creditori privilegiati ad alcuni, il dubbio è, 2018 secondo voi è plausibile e quali sono le garanzie che il commissario, l'amministrazione straordinaria ha da mettere sul piatto? Perché a mio avviso, non avendo proprietà immobiliari, vorrei comprendere se questa operazione sia un po' troppo a rischio. L'ultima e chiudo veramente, lo avete già eseguito questo bonifico, visto che teoricamente il decreto esecutivo del giorno in cui viene emanato dal Consiglio dei Ministri, e se quando intendete farlo, visto che in qualche modo vorremmo capire se rischiamo sempre di intervenire quando alcune cose siano già state fatte, e quindi vorremmo comprendere se avete una previsione di erogare questi soldi prima dell'approvazione finale del decreto. Grazie. Grazie Presidente.
poi magari su alcuni aspetti cederò la parola al direttore generale per le ovvie implicazioni di tipo tecnico. Provo a rispondere alle domande che sono state svolte. In realtà la prima di queste coincide in fondo con quella di fondo, perdonate il bisticcio, fatta dall'onorevole. In realtà la cassa, sulla base delle norme dello statuto e prima ancora delle norme di legge, non svolge attività di finanziamento, questo mi sembra che sia, pacifico, e d'altronde l'abbiamo anche scritto, nella nostra relazione. Ancora più vicino. Sì, eccoci. E quindi alla domanda se rientra nella mission dell'ente pubblico economico Cassa per i servizi energetici e ambientali svolgere attività di finanziamento, la risposta non può che essere no. Per quanto riguarda l'ultima delle domande, ma solo per centrare il punto, non è ancora stato eseguito il bonifico, o meglio il versamento sul conto della tesoreria, e peraltro la norma stessa prevede che venga fatto entro l'anno, e quindi chiaramente la cassa c'ha una giacenza tale sulla base della quale deve disporre, sulla base di quelle che sono le regole tariffarie e gli atti della regolazione, gli opportuni versamenti di contro. Un ultimo cenno va fatto al quesito posto in ordine alle gare, o meglio alla gara che la cassa è tenuta a fare per l'individuazione dell'istituto cassiere. È chiaro che l'istituto cassiere, nel formulare la propria offerta, è chiaro che propone un tasso che remunera in parti uguali tutte le giacenze, e quindi questo è l'elemento che appunto ci veniva richiesto. Poi cedo la parola al direttore generale. Grazie. Qualche aggiunta? Voi avrete ben capito che il meccanismo, diciamo, generale gestito da questo ente è un meccanismo di erogazione prefinanziata, quindi prima si riscuotono i denari dagli utenti attraverso i sostituti d'imposta, che sono le aziende con cui abbiamo a che fare, alcune migliaia. Per effetto di questa riscossione, che ha la stessa periodicità delle bollette, si formano delle giacenze che poi vengono, diciamo, che sono già allocate, destinate a futuri usi, a future erogazioni, tutte quelle disposte dai meccanismi tariffari, regolatori e normativi gestiti, e poi si dà luogo alle erogazioni. Quindi c'è anche, tra parentesi, una tipica stagionalità con accumulo delle giacenze in corso d'anno e decumulo verso la fine dell'anno, perché molte delle somme da erogare si determinano o si liquidano una volta all'anno invece che con periodicità mensile o bimestrale come le bollette. Ciò premesso, l'aspetto intertemporale è importante per capire gli effetti di questo prelievo forzoso, così lo possiamo chiamare, sulle disponibilità di cassa. Prima di tutto dovrebbe essere nel complesso un prelievo con effetti finanziari, non economici. Con ciò intendo dire che, diciamo, c'è da controllare la effettiva disponibilità residua di denaro in capo nei nostri conti per effettuare le erogazioni previste nel corso dell'anno e alla fine dell'anno, in ogni anno fino alla restituzione. Ma nella misura in cui verrà mantenuta la previsione del decreto, come diceva il Presidente, di restituzione di queste somme, seppur a scadenza, diciamo, non ci sarà nel complesso un effetto economico, ossia un effetto di necessità, come spiegava anche la nota che abbiamo illustrato Presidente, un effetto di aumento delle aliquote tariffarie per l'uno o per l'altro meccanismo, con aggravio quindi dell'utenza. Ovviamente, se poi i denari non venissero restituiti, la cosa
sarebbe diversa. Sì, certo, ci può essere un piccolo, ma dico piccolo, molto piccolo, effetto economico diciamo dato dalla differenza tra la remunerazione che abbiamo sulle giacenze corrisposta dall'istituto cassiere per convenzione e quella che ci per decreto ci dovrà essere corrisposta dal conto corrente di tesoreria dello Stato. Però questo effetto è diciamo assai piccolo rispetto alle somme considerate, anche perché i tassi sono ormai a zero, quindi una differenza di pochi punti base, cioè per centesimi di punto percentuale per una somma è comunque vicina allo zero. Allora la restituzione, su questo non entro perché la restituzione è ben spiegato qual è l'ordine diciamo in cui noi siamo stati, sarà posto la cifra da restituirci, lo dice bene il decreto nella sua forma originaria. L'articolo 6 bis dice che siamo tra i privilegiati, non tra i primi dei primi, diciamo, siamo così tra i privilegiati ad ogni modo. E il bonifico non è stato eseguito, che altro dire, da quale conto si preleva? Ma visto che non è l'unico caso di intervento con un impatto intertemporale in cui cioè le erogazioni precedono la riscossione, e dico questo non solo per erogazioni al di fuori del circuito, dell'ambito entro cui normalmente ci muoviamo, ma anche all'interno di questo ambito, esempio quando c'è stato il terremoto in Emilia, si è detto ad alcuni ai distributori locali di energia fate uno sconto e incassate meno dagli utenti di quelle zone, e quindi noi abbiamo avuto minori introiti. Questo diciamo è stato uno dei casi in cui c'è stato uno sfasamento temporale tra entrate entrate e uscite. Altri sono stati meccanismi idrici, quello che mi ricordo ci sono vari, in cui si è detto cominciate a derogare certi contributi in attesa di vedere crescere, e lo faranno solo in maniera diciamo graduale, le componenti tariffarie che costituiranno le entrate a fronte di queste uscite. Quindi questo meccanismo di pooling, di combinazione di molti meccanismi unito al prefinanziamento crea una vasca, un lago di risorse che si svuota sempre, è solo acqua in transito, non si ferma mai, però che ha una velocità di transito tra gli immissari, le riscossioni, e gli emissari di erogazione che non è molto grande. Quindi si può con accortezza e cautela togliere un po' d'acqua salvo rimettercela. Certo, se poi non si rimette occorre tassare. E questo è quanto, diciamo. Quindi il problema è anche di misura, se si esagera non resta più acqua nel lago e l'emissario non c'ha più acqua, ecco, e le erogazioni non si possono più fare. Bene, per fortuna siamo in periodo di piogge, quindi va bene, io vi ringrazio davvero, grazie, siete stati molto precisi, facciamo entrare l'ISPRA. Tino, prego.
Abbiamo ora l'audizione dell'ISPRA con il professor Bernardo De Bernardinis, che ringrazio della sua presenza, lo ringrazio anche per averci trasmesso una nota che è in distribuzione. Noi abbiamo circa 30 minuti per l'audizione. Presidente, le chiederei di poter una relazione introduttiva, insomma, su una decina di minuti, in modo da dare spazio poi alle domande dei colleghi commissari e alle sue successive risposte. Prego, Presidente. Grazie innanzitutto, Presidente. Sarò abbastanza rapido, molto rapido. Ho lasciato una traccia, direi, più che una memoria, una relazione, una traccia su alcuni punti che noi riteniamo di dover segnalare alla Commissione. E entrerò subito nel merito, diciamo, degli elementi principali di questa traccia. Gli elementi principali sono evidentemente le modifiche presentate al comma 8, sia l'8.1, l'8.2 e poi quindi l'8.3. Diciamo che la preoccupazione principale è semplicemente questa: passare da una fase in cui il piano, no, del precedente atto normativo era sostanzialmente, diciamo, espressione delle autorità ambientali in qualche modo, cioè era espressione che partiva dal Ministero dell'Ambiente ed era diciamo sentite oltretutto sia l'ISPRA sia gli altri soggetti in qualche modo carico dei diversi aspetti, qui diventa esterno, cioè in qualche modo c'è una proposta che non vede niente di male, cioè c'è una proposta da parte dell'offerente di una modifica, no, di un piano, e qui il secondo aspetto, complessivo, di un piano complessivo di fatto che in qualche modo si prevede un possibile frazionamento, chiamiamolo per stralci, le modifiche che in qualche modo potrebbero far perdere l'unità di questo piano. Non c'è un urlo, no, c'è soltanto un richiamo all'attenzione da questo punto di vista. E nella memoria che ho presentato c'è alcuni elementi di questa attenzione. Primo, il comitato degli esperti. Il comitato degli esperti era previsto come integrazione delle competenze presenti già nella Commissione AIA nazionale. E in qualche modo, al di là delle competenze di ISPRA, dell'ISS e di altri, erano previste figure di alto livello, ad esempio anche per quanto riguarda la parte sanitaria. In questo, nell'8.3 sparisce in qualche modo questo elemento di composizione e viene messo soltanto il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico. Niente di male, però in qualche modo allora noi suggeriamo sommessamente, noi vogliamo ritardare la procedura, ma in qualche modo è anche compito di avere questa visione organica, che all'interno si mantenga un po' la visione che c'era in passato, quantomeno o di arricchire il comitato di queste competenze o quantomeno sentire i soggetti competenti e responsabili dei controlli in ambito ambientale e in ambito sanitario. Questo è un po' il suggerimento chiave che non vuole assolutamente rallentare un processo, ma per nostra esperienza diretta, devo dire, nostra intendo dire anche alla luce dell'approvazione della legge sul sistema, quindi dell'ARPA regionale e dell'ISPRA, no? O dell'APAT a suo tempo, tanto per essere chiari, l'unitarietà della visione dei problemi, no, legati all'ILVA è uno degli elementi pregnanti. Quindi anche dal punto di vista industriale, anzi l'industria è grandissimo, è particolarmente capace anche di trovare soluzioni, ma bisogna vedere se queste soluzioni sono complessive oppure si deve mettere in qualche modo insieme un puzzle che, di cui garanti sono questi soggetti, in qualche modo, e poi saranno chiamati anche a vigilare. Quindi queste sono le due obiezioni principali. La terza è un suggerimento, se volete, di nuovo procedurale, perché già era previsto, cioè quella della partecipazione pubblica, evidentemente in un territorio, ma anche in termini generali del Paese, devo dire, lo dico come Presidente del Consiglio federale e del futuro Consiglio dell'SNPA, ma anche il Presidente di ISPRA, c'è una necessità che sia riconfermata l'autorevolezza sostanzialmente del sistema dei controlli, ma anche delle proposizioni. Il sistema dei controlli, intendo dire, non è solo il sistema ispettivo, è quello legato alle valutazioni di impatto ambientale, è quello sostanzialmente legato sostanzialmente alla valutazione del dato, no, come viene presentato. Ecco, questo l'abbiamo sintetizzato in queste poche parole perché di più non c'era da dire, ma mi sembra che questi siano gli elementi pregnanti delle nostre osservazioni. Nulla in contrario a portare fuori un discorso di proposizione,
ma con discorso di proposizione, come lo facciamo sempre, ma anche affiancato da un processo di valutazione, tempi molto rapidi, molto stringenti, molto contingentati, che risponda anche agli interessi dell'impresa e quindi alla qualità e all'appetibilità dell'offerta, diciamo. Grazie Presidente. Allora, per le domande dei colleghi commissari, collega Vico. Grazie Presidente. Poi il collega Bratti. Grazie Professore. Ora, io diciamo che ho molto apprezzato la stringatezza con cui lei si è attenuto a nome dell'ISPRA alla parte del decreto che può riguardare l'ISPRA, e anche i suggerimenti, io mi permetto di dire, sono utili per... Scusi collega, si può liberare il campo? Grazie. Grazie. E quindi, come dire, mi sembrano molto importanti e significativi anche nella formulazione della emendabilità che lei ha inteso suggerire. Tuttavia c'è un punto che ella converrà, perché nessuno si rinchiuda nell'alveo delle competenze strettissime. Ovviamente questo nuovo decreto, come dire, ha una ricaduta che io chiamo percettiva sul territorio, che è prevalentemente in oggetto, ma sulle politiche più in generale dell'intervento e del governo con questo decimo decreto. E quindi, come dire, che non è assolutamente secondario, diciamo, comprendere da una parte non solo la legittima esigenza che il governo pone anche al Parlamento del piano ambientale che preluda al piano industriale, no? Come dire, e tutte le altre cose, come dire, che riguardano la struttura del provvedimento che ci viene sottoposto, ma c'è un punto, come dire, che resta una domanda molto diffusa sia in quel territorio che anche sui propalatori legittimi di ciò che accade, no? Come dire, quindi della comunicazione reale che c'è nel Paese rispetto alla vicenda Ilva-Taranto. E la domanda è questa: ma la valutazione di ISPRA sui 112 progetti AIE, sui 58 in corso e quelli che ancora mancano, è possibile averla in una sede e in un luogo? Questo è un punto. Secondo punto, è possibile avere in un luogo e in una sede una valutazione ISPRA, soggetto controllore, dato che il titolare forse verrà per essere audito, no? Come dire, come abbiamo auspicato qualche minuto fa. Avere un'opinione dell'ISPRA sul piano ambientale che fa riferimento non solo al DPCM del 14 marzo 2014, ma anche ciò che riguarda in maniera ulteriore alcune questioni rilevanti che si incrociano lì tra bonifiche esterne, bonifiche interne, piano dei rifiuti, pneumatici, eccetera. E infine, un cittadino che si rivolge ad un rappresentante del Parlamento e si chieda, se possibile saperlo, ma la qualità dell'aria nel 2014 è peggiore di quella del 2015? Quella del 2016 è migliore o è peggiore di quella del 2012? Cioè, questo tipo di risposte, che sono quelle per cui suo, che rappresenta precedentemente anche l'ARPA, penso che siano il livello di comunicazione indispensabile perché, come dire, anche questo tipo di provvedimenti siano vissuti per come strettamente sono scritti o per ciò che propongono, ma che hanno sempre alle spalle la propria storia, oggi si dice la narrazione della vita delle persone. Grazie. Grazie collega Vico. Il collega Bratti. Riprendo una delle questioni che chiedeva anche Vico. Presidente, ecco, sarebbe interessante avere, anche per il proseguo dei nostri ragionamenti, al di là delle richieste, queste insomma, che sono secondo me da valutare attentamente, perché soprattutto
bisognerà anche vedere bene come sto il comitato di esperti si integra con con gli organismi istituzionali preposti. Però sarebbe interessante, visto che voi continuate ovviamente insieme ai tecnici di ARPA, ma siete voi titolari a fare le ispezioni per l'attuazione del quadro dello stato dell'arte dell'applicazione dell'ultima autorizzazione ambientale integrata. Su questo ci aiuterebbe insomma a fare alcuni ragionamenti anche sul futuro. Solo questo. Grazie onorevole Bratti. L'onorevole Crippa, prego. Grazie Presidente. Ringrazio l'ISPRO per essere venuto in audizione e aver insomma, sintetizzato alcune migliorie rispetto al decreto. Io innanzitutto vorrei, visto che alcune tematiche sono state un po' stuzzicate dall'audizione di ARPA precedentemente, vedo che avete fatto una precisazione insomma, sui tecnici, sugli esperti, che era stata una delle domande che avevamo posto prima ad ARPA. Mi viene da chiedere, innanzitutto, visto che ARPA segnalava come le 6 milioni di tonnellate preventivate erano comunque qualcosa che mettevano già in difficoltà la sostenibilità ambientale dell'operazione. Io vorrei capire da ISPRA, visto che secondo me sarà una discriminante importante e forse andrebbe anche inserita nel decreto, quali sono le tonnellate che voi oggi considerate sostenibili in termini di produzione, laddove la nostra idea politica è che non ci sia sostenibilità di produzione alcuna oggi, però parallelamente con degli studi che avete capire secondo voi qual è il tonnellaggio o il milione di tonnellate all'anno che siano accettabili all'interno delle previsioni. L'altro aspetto era quello di comprendere cosa è stato fatto nell'arco di questa gestione commissariale e quindi se i finanziamenti stabiliti e contratti dell'amministrazione straordinaria hanno portato alla risoluzione o all'indirizzo verso l'attuazione di quello che era il piano dell'AIA. Con questo mi collego per capire se la percentuale dell'80% di rispetto delle prescrizioni a vostro avviso era rispettata o no, ed è ad oggi rispettata. Grazie. Grazie collega Crippa. Allora la parola al Presidente De Bernardinis per tutte le risposte ai quesiti posti dai tre colleghi che sono intervenuti. Prego Presidente. Diciamo che darò alcune risposte, altre mi riservo di mandarle in forma scritta, come ho sempre fatto con le commissioni, anche perché io sono venuto con l'obiettivo stretto di rispondere al testo del decreto, ma sono assolutamente, come sempre, disponibile a dare i miei pareri e le indicazioni relativamente. Però alcune risposte le voglio dare. Vorrei però impostare un attimo il discorso anche relativamente a ciò che ha detto l'ARPA Puglia, piuttosto che un'ARPA qualsiasi e tutto il resto. Io credo che questo sia anche molto importante che le commissioni oggi ci vedano come sistema, quindi anche nelle audizioni per legge dopo l'approvazione del 68, per me è estremamente importante che in qualche modo, anche come responsabile, diciamo, poi degli atti normativi tecnici, no? Al di là che poi il Ministero sostiene giustamente che dovrà ratificarli con un decreto ministeriale, con un DPCM, però diciamo l'elemento tecnico, noi ci coordiniamo molto da sempre, diciamo che il sistema vive perché c'è stata una grande volontà di stare insieme. Perché se fosse stato per il quadro normativo ciò non era prescritto. Quindi, e questo ci ha visto anche in situazioni molto dure. Io ricordo che le prescrizioni degli ispettori di ISPRA sono state le prescrizioni più dure nel percorso dell'AIA, in qualche modo. E sono state quelle che hanno anche garantito una accettabilità da parte della popolazione. Io, mia moglie è tarantina, parlavo prima, quindi vivo molto da vicino anche le vicende di Taranto complessivamente. Però voglio dare perché inizio così? Perché alcune risposte le posso dare in termini del nuovo quadro normativo. Faccio un esempio, per l'autorizzazione ambientale integrata c'è una commissione nazionale,
noi sostanzialmente diamo supporto alla Commissione nazionale, non siamo il soggetto valutativo tout court, il soggetto valutativo è il commissario, noi diamo un accompagno. Quindi in qualche modo, su questo però risponderò in dettaglio, adesso non ho portato dietro i numeri, quindi risponderò assolutamente su ciò che è fatto e ciò che è stato fatto. La nuova legge dà anche una visione diversa del funzionamento tra commissione e soggetto che dà supporto tecnico e scientifico alla commissione per le autorizzazioni ambientali, no? Integrate ambientali. E questo è uno dei primi passi importanti, quindi i numeri che lei sono assolutamente, credo così ad occhio, adesso vado a memoria come Presidente, realistici, giustificabili pienamente, ma una delle giustificazioni maggiori è chi deve fare cosa, perché se non mettiamo in questo Paese in ordine la catena degli sviluppi, certe risposte anche di tempestività che ho richiamato prima non riusciamo a farle, quindi lo dico molto chiaramente. Questo si lega anche al discorso della sostenibilità. Noi siamo molto d'accordo, quindi lo dico informalmente adesso, ma noi siamo molto d'accordo con la visione presentata dall'ARPA Puglia, un discorso che avevamo fatto anche dal punto di vista ispettivo del controllo dei volumi produttivi, no? Prima di alcuni interventi era stato un discorso di alcuni anni fa addirittura, sotto un altro ministro, in altra situazione, compagnia varia, quindi anche estremamente coraggioso da questo punto di vista. Mi farò parte dirigente e risponderò esattamente a questo, ma più o meno diciamo che la valutazione, potrei dire in via informale, che è esattamente la stessa. Così come avevamo detto, che sostanzialmente la rimodulazione della forma del parco minerario relativamente a tutto ciò che era il trasporto eolico e quindi sostanzialmente alla dispersione delle polveri e compagnia varia era un elemento fondamentale da affrontare anticipatamente rispetto oggi. In realtà abbiamo un'efficacia diversa appunto rispetto ad un ridisegno del parco minerario, che mi sembra già un risultato notevole. Lo stato delle ispezioni, compatibilmente con la disponibilità di quelle che sono le relazioni, no, ispettive che noi consegniamo direttamente al Ministero dell'Ambiente, c'è la massima disponibilità di darvi la documentazione completa rispetto a quel punto, a questo punto e al vostro punto in dettaglio. Quello che mi auspico è che in futuro, anche nelle audizioni, se noi, come noi, consegniamo una relazione, però è centrato maggiormente le vostre richieste da parte, anche a priori, venite ed informateci di questo e ci trattate come sistema complessivo, per noi sarà più efficace svolgere anche presso di voi, come facciamo per le commissioni interparlamentari, ad esempio, di assistenza, lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto rispetto a tutte le commissioni. Quindi non voglio eludere le domande, risponderò in forma scritta, però credo in questo momento ho dovuto segnalare alcuni punti che la nuova legge in parte risolve, diciamo, se ci sarà la volontà di fare i decreti. L'ho messa lì un attimo, perché poi le leggi si fermano a leggi, ma c'hanno i decreti attuativi, e se non si fanno i decreti attuativi in un certo modo le leggi restano carta straccia. Scusatemi, ma ho 50 anni di storia. E l'ultima che ho visto è il Servizio Meteorologico Nazionale distribuito, che è rimasto tale, mancando un DPR. Grazie Presidente, la pregherei soltanto per lo svolgimento più proficuo dei lavori della Commissione e dei colleghi di poterci fornire questi dati che lei cortesemente ha indicato, verranno trasmessi per iscritto entro il più breve tempo possibile, anche per poter dare un quadro completo a tutti i colleghi. Inizio. Grazie Presidente, conclusa l'audizione dell'ISPRA. Grazie.
Bene, diamo ora corso all'ultima audizione odierna con il Comune di Taranto. È presente il sindaco che saluto, il dottor Ipazio Stefano. Il Comune di Taranto ha anche provveduto a portare della documentazione che ora gli uffici provvederanno a mettere a disposizione dei commissari. Lo svolgimento dell'audizione sindaco è una sua relazione introduttiva, se la possiamo, insomma, intorno ai 10 minuti, di modo che poi diamo ai colleghi commissari la possibilità di rivolgerle tutte le domande che ritengono opportune e lei successivamente potrà rispondere a queste domande. Nel salutare anche l'ingegnere Ciaccia e il dottore Licciardello, la parola al sindaco di Taranto, il dottor Ipazio Stefano. Prego sindaco. Sì, bene. Buonasera signor Presidente, anzi signor Presidente dell'ottava commissione, della decima commissione, e buonasera agli onorevoli deputati. Grazie per questo invito che dà l'opportunità di far sentire la voce in pratica dei cittadini, perché abbiamo avuto, e questo è un segnale, vi ringrazio molto perché queste convocazioni sono un segnale importante per i cittadini dell'attenzione e della vicinanza delle istituzioni, perché come vi dirò ancora meglio nella nostra città la situazione non è cambiata dal punto di vista né reale né dal punto di vista dell'attenzione, delle preoccupazioni. Mi permetterete di iniziare perché prima di scrivere questo documento io ho sentito il dovere di convocare tutto il Consiglio Comunale, nel senso per sentire la loro opinione, e una volta che il Consiglio è stato, diciamo, d'accordo sulle cose che avevamo scritto, ho informato tutti i colleghi sindaci delle città legate alla siderurgia, proprio per avere un consenso della nostra preoccupazione. Io devo iniziare con una battuta però che è significativa. Quando ci siamo incontrati in maggioranza per parlare di queste cose, un consigliere ha iniziato col dire: generalmente quando c'è una persona o persone che sono particolarmente ansiose o preoccupate si dice sempre aspetta, conta fino a 10 così ti tranquillizzi, e invece nel nostro caso, nella nostra città, abbiamo contato fino a 10, ma arrivati al decimo decreto ci siamo fortemente preoccupati, siamo fortemente ansiosi, e spiegherò il perché. Il parere positivo che il Comune di Taranto, quindi il sottoscritto, ha sempre dato per quanto riguarda l'AIA dal 2012 è stato sempre però questo parere vincolato alla prescrizione e all'attuazione dell'AIA, cioè un parere positivo perché l'AIA fosse applicata, e avevamo chiesto e avevamo votato in tal senso, avevamo chiesto una cabina di regia regionale che potesse seguire, non solo per seguire l'andamento sia delle bonifiche ma degli altri provvedimenti, ma anche per poter informare la città. Questa cabina di regia che non è mai stata formata, che non ha mai agito, e quindi noi abbiamo dovuto apprendere di tanto in tanto notizie e semplicemente il più delle volte dagli organi di stampa, fermo restando che siamo sempre, diciamo, nel lavoro fianco a fianco con gli organi di controllo, l'ARPA e l'ISPRA, che ci danno le notizie e che quindi al momento opportuno noi interveniamo su questa base tecnica. Devo anche, quindi la prima cosa che mi sento di dire, di risottolineare la necessità di una cabina di regia e che veda coinvolto il territorio, perché non è possibile che l'autorità sanitaria o il territorio che è responsabile della salute dei cittadini non abbia in fin dei conti assolutamente nessunissima possibilità di intervento. Quindi è una contraddizione che noi chiediamo, se fosse possibile, noi sottoponiamo perché se fosse possibile correggere queste cose. L'altra nostra preoccupazione, cioè da una parte il decimo decreto ci consola perché vuol dire che c'è attenzione e quindi speriamo e abbiamo fiducia, dall'altra siamo preoccupati per le cose che ho detto e ci auguriamo che ci possano essere degli elementi correttivi in modo tale, perché ripeto, i cittadini non sono informati, e quando non c'è informazione, e vi dirò alla fine una cosa terribile, nel senso terribile per lo stato d'ansia che possono avere delle persone, perché ce l'hanno,
Io faccio il medico, quindi mi rendo conto che ci sono persone che vivono con uno stato d'ansia che molte volte è insopportabile, veramente, anche perché molte volte ci sono delle notizie che vengono date ma non vengono lette, cioè se mi date una notizia scientifica e poi non me la commentate, se io non sono della materia, io è chiaro che da questa notizia che ho ricevuto, anziché avere certezze, sono ancora più in confusione. Perché lo dirò a che cosa mi riferisco. Però tornando un attimo alle nostre preoccupazioni, io devo dire che chiediamo che ci sia una manutenzione degli impianti, perché, ripeto, noi non abbiamo notizie dirette, ma da quello che ci viene riferito la manutenzione degli impianti non viene garantita. Noi invece chiediamo, per la tutela dei lavoratori, chiediamo che ci sia una documentata manutenzione degli impianti. Poi siamo preoccupati perché non si parla dell'indotto e io voglio ricordare che nell'indotto a Taranto sono interessate 2000 famiglie che, per aver ascoltato le richieste dell'ILVA, che in quel caso c'erano i commissari, quindi le richieste del governo, hanno fatto degli investimenti e però poi non hanno certezza. Quindi anche qui chiediamo che venga affrontato questo problema dell'indotto e che ci siano date delle informazioni precise. Ecco, non diciamo certezze perché comprendiamo la difficoltà del momento, però almeno delle informazioni noi questo lo chiediamo. Poi l'ultimo dato, non si può non parlare perché non si può, quindi non potremmo dire che noi chiediamo con forza che non vi siano ritardi per quanto riguarda l'ambientalizzazione, ma lo davo per scontato quando ho parlato dell'AIA, ma noi chiediamo che anziché diciamo avere una certa elasticità sul piano ambientale e sul piano industriale che ancora non conosciamo, noi chiediamo invece che ci sia un'accelerazione sul piano ambientale, perché non possiamo continuare a stare con queste incertezze. E quindi anche su questo argomento abbiamo detto. Altro punto fondamentale è il registro tumori. Recentemente l'ASL ha pubblicato il registro tumori aggiornato ai dati ultimi e parla dei dati che sono effettivamente da studiare, in alcuni casi inquietanti. Che cosa mi sento di dire? Mi sento di dire che questi dati devono essere assolutamente, chiedo all'istituzione che ci siano autorità sanitarie a livello nazionale che dicano in maniera chiara come stanno le cose. Perché abbiamo parlato recentemente di mesotelioma pleurico, che è una realtà purtroppo della nostra città, ma che viene dai cantieri navali e che viene dall'arsenale militare, ma io sento delle famiglie terrorizzate perché il loro figlio bambino possa avere il mesotelioma non sapendo che il mesotelioma sia dopo 30 anni di esposizione. Allora quello che io chiedo è che ci sia una verità scientifica, almeno per quello che la scienza oggi riconosce, perché altrimenti abbiamo famiglie che sono terrorizzate e che vivono male, che io mi auguro non abbiano mai nelle loro famiglie un tumore, che però vivono in tutta la vita anche di 100 anni con il terrore del tumore. E guardate, c'è un altro fatto, e chiudo, c'è un altro veramente molto preoccupante questo. Mi hanno mandato per conoscenza, come atto dovuto, e io naturalmente farò quello che la legge mi dice di fare, un medico che ha visitato una signora e un bambino la cui mamma lavora in una scuola, non risiede neanche, ma lavora in una scuola del quartiere Tamburi, che sarebbe il quartiere più vicino alla grande industria a Taranto. Questa mamma che ha avuto un bambino da poco, questa dottoressa chiede che venga mantenuta a casa, quindi c'è un permesso particolare perché questa mamma deve rimanere a casa fino alla fine dell'allattamento, perché altrimenti respirando in quelle 3 ore che va a scuola, dove poi ci sono migliaia di bambini tra le altre cose, quindi dovremmo a questo punto chiudere la scuola, se fosse vero. Allora, naturalmente non lo esprimo io faccio il sindaco, potrei avere la quinta elementare, è chiaro che chiederò agli esperti. E allora chiede di non far andare questa insegnante a scuola perché potrebbe prendere dal latte materno dei veleni e potrebbe venire il tumore al bambino, un certificato medico scritto. Allora,
Io naturalmente anche qui io mi rivolgerò anche al Ministro della Salute, perché voglio dire bisogna rispondere in maniera chiara, perché la gente, ripeto, viene terrorizzata. Allora le informazioni devono essere date in maniera corretta e io chiedo non dal territorio, perché se lo diamo noi dal territorio in ogni caso ci può essere qualcuno che potrebbe pensare a una, diciamo, particolare orientamento per cui o minimizza oppure esagera. Invece una autorità sanitaria che dica qual è la realtà, come stanno le cose. Poi però devo aggiungere un'altra cosa importante. Noi rispettiamo, ci dice l'ARPA, noi rispettiamo quelli che sono i limiti dei PM10, diossina, benzopirene, quelli che sono i limiti della legge italiana. Però io faccio il medico, sento il dovere di dire che dobbiamo guardare a quelli che sono i limiti che l'Europa e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci consiglia, che sono molto più bassi di quelli che la legge italiana invece permette. Allora anche qui chiedere, perché oramai questo viene detto nelle scuole, negli incontri, e quindi allora a un certo punto anche qui un'autorità sanitaria che ci dica se a quali sono i veri livelli che tutelano e fanno prevenzione e ci dica eventualmente quanto dobbiamo aspettare per raggiungere certi livelli, perché noi comprendiamo che con la bacchetta magica non ce l'ha nessuno su questa terra, lo sappiamo, però pensiamo che dare delle certezze, dei tempi, parlare in maniera molto chiara sia una cosa utile. Ultimo argomento e chiudo, si sente parlare di utilizzare il gas a posto del carbone, si sente parlare di batterie, però io penso che qui il Ministero abbia un parere autorevole di esperti e ci devono dire se questo è possibile, questa trasformazione, lo devono dire in maniera chiara, quanto tempo ci vuole, è stata fatta una valutazione tecnica prima di dire queste cose, è stata fatta una valutazione sociale, qual è la ricaduta? È stata fatta una valutazione da vista del lavoro, quanti posti si perdono, come riempiamo questi posti? E stiamo parlando in una città che voi e l'onorevole alla mia sinistra Teresa Bellanova ben sa, perché molto ha fatto per una situazione particolare del nostro porto, che sono stati fatti di un impegno straordinario, lo sappiamo, lo riconosciamo e lo diciamo. Però i frutti di questo impegno si vedranno fra mesi ancora, ma a settembre forse, noi ci batteremo, penso la sottosegretario Serrano, il viceministro Bellanova è in prima linea in questa battaglia, però ci sono centinaia di posti di lavoro di persone che perdono la cassa integrazione. Quindi siamo in una città che non c'ha un solo fuoco da affrontare, ma deve spegnere mille focolai. Ecco perché io vi ringrazio ancora una volta, perché già questo incontro, avendo ascoltato tutti gli attori delle istituzioni che per segnalare questo, è un segno di attenzione del Parlamento, del Governo verso i problemi della nostra città, verso la città, e quindi questo almeno voglio dire ci consola molto, ci fa avere fiducia. Altra cosa da dire, e certamente non siamo molto entusiasti della immunità che viene concessa o dei ritardi che vengono concessi, perché anche qui abbiamo bisogno di tempi certi nei limiti delle cose di questo mondo, però rinviare, visto che già veniamo da tanti rinvii, ci preoccupa. E poi in una città dove ha visto, diciamo, tanta gente che era anche nell'Ilva da 3 mesi coinvolta in processi, voglio dire, si digerisce una certa immunità. Anche qui c'è forse una ragione in questo paese, perché naturalmente non è che fanno provvedimenti, voglio dire che non hanno ragione. Probabilmente bisognerà dire che forse che per il pregresso certamente non si può pretendere da uno che entra in una stanza che sia responsabile di quello che è avvenuto prima. Questo mi sento di dirlo anche non da esperto, ma così, voglio dire, al lume di naso mi sento di essere perfettamente d'accordo dal punto di vista. Grazie.
Ringrazio il sindaco di Taranto, il dottore Stefano. Colleghi che chiedono di intervenire, e l'onorevole Borghi, prego. Grazie signor Presidente, ma innanzitutto un saluto, un ringraziamento al sindaco Stefano e alla comunità che lui rappresenta e che più in generale ha portato oggi anche la voce di altre collettività, e credo già questo dal punto di vista del metodo sia estremamente importante in uno sforzo di cooperazione istituzionale che è alla base della capacità di riuscire ad affrontare e risolvere un problema di questa portata. Proprio per questo vorrei che lui potesse esplicitare meglio alla Commissione quale sia, se esiste, un difetto di carattere legislativo dal punto di vista dell'applicazione di una previsione che noi avevamo stabilito all'interno dei precedenti decreti della cosiddetta cabina di regia. Per noi il coinvolgimento, parlo a nome del gruppo del Partito Democratico evidentemente, il coinvolgimento attivo e la compartecipazione del sistema degli enti locali, comuni e regioni, è una delle condizioni per la gestione e la positiva riuscita di questa fase complessa. E quindi comprendere anche sulla base della vostra esperienza sul campo se occorra intervenire, modificare, richiamare, rafforzare, rendere più stringente e vincolante questo strumento, proprio perché le questioni che il sindaco ha richiamato, ivi compresa anche la sua funzione di responsabile della salute e dell'igiene pubblica, non può essere demandata ad un ruolo, come dire, burocratico, deve essere inserito in un percorso proattivo. Quindi su questo chiediamo un maggiore approfondimento in termini di informazioni e anche un ausilio, un consiglio. Il secondo tema è una domanda. Noi all'interno di uno dei precedenti decreti avevamo lavorato per far ottenere al Comune di Taranto lo sblocco di patto di stabilità di risorse per il risanamento ambientale, per la realizzazione di opere nella realtà della città di Taranto connesse con una possibile anche attività di rilancio di recupero ambientale e di rilancio produttivo. E volevamo capire se questo sblocco poi è stato positivamente sbloccato e realizzato. Grazie. Allora, ha letto... No, sindaco, raccogliamo prima tutte le domande. Il collega Vico e il collega Grippa, e poi conclusivamente potrà rispondere. Poi il collega Bratti. Prego. Collega Vico. Grazie, Presidente. Benvenuto al sindaco di Taranto. Penso che sia importante il contributo che ci ha reso. Come vorrei ancora suggerire che questo contributo sia possibilmente sempre più approfondito dal Consiglio Comunale, dalle istituzioni locali in relazione alle istituzioni regionali, perché più grande è la discussione e il bilancio che si può fare sulle difficoltà e sugli avanzamenti, più si svolge una possibilità di processo democratico che il paese di cui ne ha bisogno, ma soprattutto quella zona. Il sindaco è l'autorità più importante sanitaria in maniera assoluta. E in quell'area, nella città di Taranto particolarmente, esistono due ordini di problemi. Il provvedimento del 2013 riguarda 30 milioni di euro di sblocco della legge di stabilità destinati alla sanità, esclusivamente alla sanità. I problemi sono rimasti gli stessi dopo 3 anni, ma comunque questa è una considerazione, non è una domanda. Ci sono due questioni, come dire, che lì si pongono. Per come il sindaco ci racconta come quella comunità percepisce gli eventi, no? Come dire, che non possono essere sempre esclusivamente ricondotti a autorità immaginarie interplanetarie. Come dire, io penso che gli istituti di controllo abbiano una grande funzione di rapporto con il sindaco e con i sindaci per monitorare e trasferire
costantemente il dato più autentico e congiunturale. Processo democratico non è la notizia buona o la notizia cattiva, è la relazione costante sul monitoraggio che quella comunità ne ha bisogno e che lo viva come tale. Ma accanto a questo c'è un problema che ovviamente il sindaco, più di ogni altro il sindaco di Taranto, conosce, che è di natura preventiva ma anche di natura di cura sanitaria. Mi sarebbe piaciuto sapere che relazione c'è con il piano di riordino sanitario in corso nella città di Taranto, nell'ASL, si dice lì, nel presidio ospedaliero centrale, che il comprensorio Taranto State Grottaglie, come dire. Perché poi, come dire, mettere insieme le cose non è mai un fatto secondario, assolutamente, al fine che le più cose dentro un processo di chi è preposto al controllo e di chi è proposto alla responsabilità di autorità sanitaria come il sindaco siano la ricostruzione di un rapporto di fiducia laddove non è strumentalizzato politicamente, come il sindaco sa benissimo, che è una premessa che anche qualunque provvedimento, quando interviene, in questo caso anche il decimo, sia terreno di avanzamento di questo processo che io chiamo di partecipazione delle istituzioni, dei corpi intermedi e della comunità e di chi le responsabilità le ha, sempre e comunque come accade in una democrazia. Quindi il mio è più che altro un invito al sindaco di proseguire prima che elementi di scadenza elettorale che sono alle porte travolgano, come accade spesso in tante circostanze, non solo in quella terra, gli elementi della nobiltà invece di fatti veri che delle persone rimangono. Grazie collega Vico. Onorevole Crippa. Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per averci portato la sua testimonianza e soprattutto per aver anche ricordato un po' l'iter che ci ha portato qua, insomma, a trattare l'undicesimo decreto, che poi ne sono stati fatti 11, convertiti 10, insomma. Quindi eravamo ben oltre il decimo. Il dubbio è che permane che in realtà in questo meccanismo in cui di volta in volta cerchiamo sempre il governo di gestire la questione con decreti emergenziali, che non ci sia una visione chiara d'insieme, e credo che il fatto di mettere mano dopo 6 mesi rispetto all'ultimo decreto a una gara di evidenza pubblica in corso sia abbastanza allarmante nella linea che oggi il governo si presenta a dare al Parlamento e agli investitori in sé. Io però, visto che lei in qualche modo ha rimarcato quella che è la tutela sanitaria dei propri cittadini e i compiti che gli sono attribuiti in questo, volevo comprendere innanzitutto, dopo i dati che lei stesso ha definito allarmanti dell'ASL, riportati insomma, pochi mesi fa, un mesetto fa, quali azioni insomma, abbia intenzione o abbia già fatto per cercare di andare incontro a questa emergenza così come delineata dai dati. Sempre legato a una gestione diciamo, locale, visto che l'ho chiesto prima all'ARPA, la chiedo anche a lei, con un'ordinanza del 25 di maggio 2016 avete emanato un'ordinanza per limitare l'utilizzo delle acque profonde di falda nella zona Pasquinelli, zona Tamburi, perché con limiti superiori di PCP e piombo. Il dubbio che permane tra i cittadini era come mai fino ad oggi non era mai stato fatto nulla in merito a quella questione e se questo significa di fatto che ad oggi la situazione è peggiorata rispetto ai monitoraggi che c'erano in passato sulla stesso corpo idrico. Un altro aspetto è che c'è stata di recente uno studio pubblicato riferito ai giorni immediatamente successivi ai wind days, cioè ai giorni di vento, che correlano come in certe zone di Taranto, nella zona di Tamburi, ci sia una maggiore dispersione degli inquinanti e c'è una registrazione dell'aumento della mortalità nel quartiere Tamburi che è soggetto proprio a queste wind days. La domanda è anche qui come intende
prendere questo dato e tramutarlo in gestione e tutela della salute pubblica. Un altro aspetto che le cito, perché lei ha detto che abbiamo fatto un buon lavoro gestione e di invito dei vari soggetti coinvolti, io le voglio rendere partecipe che i commissari non sono venuti in audizione, hanno deciso al momento di non venire in commissione a riferire e l'ASL si è rifiutata perché di fatto il decreto a loro avviso non interviene su parti che loro revocano significative. Il dubbio è che, visti i dati che vi sono stati presentati a giugno, credo che l'ASL debba venire, quindi se riesce a provare anche lei a convincere l'ASL di questa necessità, ben venga. Rimango un po' perplesso, le dico francamente, che venga insomma lamentata l'assenza di una cabina di regia regionale dopo che le gestioni politiche non riguardano, diciamo, componenti politiche avverse, ma credo almeno a parole lo stesso gruppo, quindi prima c'era Vendola, oggi abbiamo Emiliano e a governo negli ultimi, diciamo, gran parte dei 10 decreti c'è il Partito Democratico. Questa assenza, no, il dubbio che comunque rappresenta una forza alleata al Partito Democratico, certo. Il dubbio che vorrei comprendere è a questo punto cosa secondo lei sta non facendo partire questa cabina di regia e quali siano le motivazioni che lei rileva, insomma. Sì. Il relatore dell'ottava commissione, il collega Bratti. Buonasera sindaco, adesso io mi vorrei limitare una brevissima considerazione e anche una domanda, perché poi la discussione generale su alcune questioni spero che riusciremo a farla in quei 2 giorni che abbiamo a disposizione, perché poi insomma bisognerebbe anche riuscire a limitare bene le problematiche, se no non ne veniamo mai fuori. Io ho avuto occasione come presidente della commissione d'inchiesta di visitare il quartiere Tamburi, ho visto che avete attivato questa bonifica famosa degli 8 milioni di euro che poi vi competeva a gioco forza perché quell'area non era all'interno del SIN. Ho visto la ristrutturazione delle 2 scuole e ho avuto occasione di parlare, oltre che con gli insegnanti, anche con un po' di genitori che erano lì. E in realtà mi confermi, perché questo è interessante dal punto di vista anche delle dinamiche culturali che esistono sul territorio, perché in realtà mi si diceva eventualmente era stata fatta anche una proposta per spostare le scuole, ma che in realtà i primi che non hanno voluto spostare le scuole sono proprio quelli che a scuola portano i loro bambini, proprio perché c'è una sorta di senso di appartenenza molto probabilmente ad una storia, ad un quartiere, un po', no, è la verità, cioè, purtroppo meno male non lo so, però sono pezzi di storia di che si ripetono anche in altri contesti, dove allora si costruivano le case dentro le fabbriche in quegli anni lì, perché gli operai volevano, le maestranze volevano lavorare lì e volevano vivere lì, e questo vale per l'Irva, vale per Mestre, vale per tantissimi complessi industriali che hanno avuto il loro sviluppo soprattutto in quegli anni lì. Però ecco, quindi mi chiedevo, questo ovviamente crea delle difficoltà, perché è vero, cioè da un lato c'è questa necessità, come dice giustamente lei, su questo io credo bisognerà che anche noi mettiamo per quel che possiamo gli strumenti in campo per fare in modo che l'informazione, non è facile, perché sia la più, come posso dire, scientificamente corretta possibile, come lei giustamente ricordava. Dall'altro esistono anche queste componenti, di cui magari se ne parla sempre poco, ma che non sono componenti, penso, anche indifferenti, no? E quindi contemperare queste situazioni immagino non sia sempre facile e banale. Quindi ecco, questo volevo, era una considerazione, ma volevo anche sapere rispetto a queste questioni come vi siete mossi, come vi muovete, come vi vorreste muovere rispetto a questo tema. Bene, ringrazio il relatore, il collega Bratti. La parola al sindaco di Taranto per le risposte ai 4 interventi. Prego sindaco. Allora, il primo intervento ha colto bene, vuol dire, quello che era il nostro appello. Noi chiediamo che ci sia una cabina di regia
E rispondendo anche al collega, al suo collega che ha fatto la domanda, dice perché non ha funzionato, perché nella legge non c'era evidentemente una imposizione chiara di chi, di come e quando doveva funzionare la cabina di regia. Per esempio in quella cabina il comune era escluso, allora noi invece chiediamo che ci sia una cabina di regia con delle regole ben precise. E siccome non è che vogliamo stare noi per forza, chiediamo però che sia rappresentato dal prefetto, per esempio, se non si vuole mettere il sindaco, però chiediamo con forza che ci sia presente un rappresentante del territorio nella cabina di regia. E quindi grazie, perché questo per noi è uno strumento importante che ci permette, perché è vero, noi abbiamo istituito a Taranto il tavolo per la salute e per l'ambiente. Abbiamo convocato tutte le istituzioni, compresa Guardia di Finanza, Carabinieri, tutte le istituzioni, però voglio dire, e sono sempre informazioni di seconda mano, non sono informazioni dirette sul campo di come sta avvenendo la bonifica, quando inizia, quando finirà, che tipo di bonifica stiamo facendo. Noi chiediamo di essere informati in maniera adeguata e precisa, perché lo leggiamo dai giornali. Perché per quanto riguarda l'autorità sanitaria, sì, il sindaco è il povero orsacchiotto dove tutti sparano, però non c'ha assolutamente nessun mezzo, perché quando interviene, giustamente gli si dice la politica industriale, riferisco ad ordinanze fatte, bocciate dal TAR, che dice: caro sindaco, la politica industriale la fa il governo, giustamente dico io, quindi non sono problemi suoi, lei non può, allora è relativo. L'ospedale posso andare a parlare perché la responsabilità è regionale, e poi risponderò nel dettaglio. Quindi noi seguiamo, addirittura abbiamo questo tavolo per la salute, ma se non c'è questa cabina di regia che ci permette di avere informazioni dirette, noi leggeremo dai giornali e saremo forse sempre accusati, però innocentemente, perché non abbiamo la possibilità di poter agire. Per quanto riguarda l'ospedale, anche qui abbiamo fatto un'assemblea che per la prima volta è riuscita, perché anche qui una legge regionale dell'assemblea dei sindaci, che però non succede niente se uno non partecipa. E i miei colleghi sindaci su 29, in 5 anni ci siamo riuniti 2 volte soltanto, e quell'ultima volta siamo stati 14, perché non eravamo neanche, non mica mai la maggioranza, per carità, perché parlavamo del riordino ospedaliero. Allora il riordino ospedaliero, che è una cosa, lo abbiamo detto e scritto 1000 volte, che siamo la città con meno posti letto della Puglia, non vogliamo fare il paragone con l'Emilia Romagna, Lombardia, no, lo vogliamo fare nella Puglia, siamo la città con meno posti letto della Puglia, siamo la città con, nella ASL con 2000 posti meno certificati dalla regione. E anche qui, io lo so che qui stiamo parlando per informare, perché la responsabilità non è certamente del governo su questo, perché c'è il governo regionale con le sue difficoltà, allora però anche qui noi diciamo va bene, ci dite fra quanti anni la città di Taranto, i posteri vedranno che la città di Taranto avrà gli stessi posti letto delle altre città della Puglia, ecco, almeno questa informazione. Poi però io mi lamento di un'altra cosa che ho già segnalato al direttore generale. Questo, quando parliamo di riordino parliamo del futuro, ma ho detto, è mai pensabile che si possa ridurre l'attività del centro antidolore con i malati oncologici che abbiamo? Mi sembra impensabile. È mai pensabile che per risparmiare lo straordinario dei medici e degli infermieri non si raccolga il sangue il sabato e la domenica? Allora, da una parte guardiamo al futuro, ma pensiamo anche al presente e andiamo a correggere quelle cose che non sono di responsabilità né del governo né della regione, ma sono della ASL. E quindi ci stiamo confrontando, perché non pretendiamo, ripeto, di risolvere le cose che vedremo fra tanti anni, ma almeno la terapia del dolore chiediamo che venga garantita, ecco, almeno questo. E noi continueremo a fare le nostre battaglie. Io negli ultimi 10 giorni avrò incontrato forse
30 associazioni di inframmalati, volontariato, per parlare delle cose che la gente sente sulla sua pelle. Non pretendiamo la luna del pozzo, ma le cose più semplici ed elementari. Il centro oncologico, che funziona bene, c'è un 20% di pazienti che vengono dalla Calabria e dalla Basilicata, però i pazienti che fanno la chemioterapia non hanno una sedia dove sedersi fuori, dove andarsi a lavare. I parenti che vengono dalla Calabria o anche da Taranto, che stanno 8 ore aspettando i cari che fanno la chemioterapia, non hanno un posto dove poter mangiare un panino, dove poter bere un bicchiere d'acqua, andare al bagno. Ora il direttore generale ha detto che probabilmente troverà gli spazi per, e noi come amministrazione comunale ci eravamo offerti a sponsorizzare un prefabbricato per i parenti di pazienti oncologici. Queste sono purtroppo le cose che dipendono da noi, non dipendono dagli altri. Perché? Anche perché faccio riferimento ancora una volta alla necessità anche per un altro argomento. Noi ci abbiamo il commissario per il porto, il commissario per le bonifiche, il nuovo direttore del museo, c'è tanta attenzione, ma tutti interventi separati. Non c'è anche qui un momento di confronto per studiare una strategia, ognuno va per la sua strada. C'è bisogno invece che ci sia una strategia, ma questo, diciamo, è un altro argomento. Per quanto riguarda gli interventi fatti di bonifica, io devo ricordare che il comune di Taranto, in un'area che non era segnalata, abbiamo fatto a spese del comune le analisi con l'ARPA, abbiamo dimostrato la presenza degli inquinanti, abbiamo sollevato il problema e abbiamo, con i finanziamenti chiaramente per le bonifiche, abbiamo non ora due, quello che lei ha visto, ora sono 5 le scuole perfettamente ristrutturate e messe in sicurezza. Devo dire, complimentarmi perché ha parlato con le persone, il senso di appartenenza è fortissimo. È fortissimo ed è una cosa bella, però nella scuola è rafforzato anche al fatto che quando sono venuti i genitori a dire la loro preoccupazione vera, noi abbiamo messo la centralina del comune, l'abbiamo spostata, l'abbiamo messo nella scuola e abbiamo messo anche i dosimetri per vedere tutti i veleni. Quando si sono resi conto che non per merito, ma siccome l'attività dell'ILVA era ridotta del 50%, i dati erano, diciamo, accettabili per quelle che sono le norme italiane. E quindi hanno visto, hanno toccato con mano questo, diciamo, controllo, hanno visto questo interessamento e felicemente queste 5 scuole, e stiamo per completare, quindi veramente questo è un settore dove siamo, non in ritardo, perché è stato, diciamo, molto complesso, rispondo alla domanda del PCB, il Mar Piccolo ancora è stato studiato molto, ma ancora devi iniziare l'azione per risanare. Il problema è che noi lo sapevamo, perché nel Mar Piccolo, per altre cose lo conoscevamo, c'è Taranto ha avuto addirittura il colera negli anni passati, stiamo parlando degli anni 70, e il tifo per noi a Taranto era una patologia conosciutissima. I bambini a 8 mesi, perché gli davano pasta con le cozze, avevano già il tifo. Perché nel Mar Piccolo c'erano canali di scolo di 29 paesi della provincia, che tutti che portavano nel Mar Piccolo, e quindi le cozze che stavano lì portavano queste infezioni. Ora quell'azione, faccio questo perché è la rete sotterranea, quindi che portava nel Mar Piccolo l'inquinamento da batteri. Adesso la dottoressa Corbelli, il commissario delle bonifiche, ha studiato attentamente tutto e gli inquinanti vengono anche da lontano. Quindi queste acque sotterranee che portano, documentato, ecco perché abbiamo fatto, quindi documentato dal punto scientifico, non la parte politica, ha solo letto le carte, insomma. E il commissario ha presentato recentemente in un convegno, in un incontro anche di lavoro, pertanto adesso si sta cercando di bloccare queste fonti inquinanti, non solo quelle di Taranto, ma anche quelle che vengono da oltre la nostra città. Astatte, che una volta era a Taranto, adesso c'è un impegno forte del governo per quanto riguarda la bonifica del materiale radioattivo, perché c'erano lì, smaltivano materiale radioattivo. Io quando ho fatto il senatore per quel centro ho fatto un'interrogazione parlamentare 20 anni fa. Adesso Cemerad, adesso finalmente siamo arrivati a conclusione di quella interrogazione parlamentare fatta 20 anni fa. Allora, purtroppo io faccio sempre questo riferimento. L'amianto, che diciamo la parte amministrativa se ne è occupata soltanto negli ultimi 20 anni,
il mondo scientifico sono 70 anni che va dicendo che l'amianto porta il tumore. E purtroppo arriviamo molto lentamente, dobbiamo forse accelerare il nostro impegno per seguire più le informazioni scientifiche e il progresso scientifico. Quindi si sta proseguendo anche lì, noi ci auguriamo, siamo i primi interessati, che il commissario per le bonifiche adesso passi dalla parte di studio e di valutazione alla fase operativa, e quindi possiamo... Come ci comportiamo nei giorni ventosi? Lì abbiamo fatto una riunione con l'ARPA, con la ASL, e devo dire che le patologie non sono legate a quel, perché, e l'altra, ecco che parlavo di interpretazione, questo registro tumori fa riferimento non ai malati dell'anno scorso, ma a malati di 3 anni fa, di 4 anni fa, quindi andiamo a intervenire quando i buoi sono già scappati, ecco perché non si può intervenire, perché l'ordinanza contingibile urgente si fa per una cosa che è successa oggi. Me l'hanno già bocciato? No, ho capito, per il futuro. Mi hanno bocciato le ordinanze, il TAR me l'ha bocciata, dicendomi che io devo intervenire sulle condizioni. Però abbiamo fatto, per questo abbiamo fatto un incontro con l'AS e il risultato è che quelle percentuali sono di gran lunga inferiori a Padova, a Bologna, perché sono legati alla situazione delle città industrializzate col traffico. E allora noi, con un decalogo di comportamenti, abbiamo vietato il transito dei mezzi pesanti, abbiamo detto al nostro, AMAT di trasporto, azienda di trasporto e delle municipalizzate, di passare solo con le macchine a gas, metano e non a benzina o diesel. E quindi abbiamo vietato il traffico, abbiamo deviato il traffico per meglio dire, e in più abbiamo consigliato alle persone, come dicono le norme, come viene, abbiamo l'ARPA, si è sentita con l'ARPA dell'Emilia Romagna, e abbiamo applicato le stesse norme che ha applicato l'Emilia Romagna, quindi di sconsigliare di aprire le finestre perché poi la concentrazione è nelle prime 2 ore del mattino, ma quelle sono delle... Bene, sindaco. Sì, tra l'altro il rischio non è per tutti quanti, è per non fare attività sportiva, perché aumenta la ventilazione, no? Perché se io faccio 20 atti respiratori e ne faccio 40 perché corro, è chiaro che prendo il doppio. Se sono un soggetto asmatico è evidente che poi sono più a rischio. Quindi quei consigli sono per persone con particolari patologie e in certe ore di lavoro. Grazie sindaco, ringraziamo il sindaco di Taranto, il dottor Stefano, e così conclusa anche l'ultima audizione. La seduta è terminata.